Intanto, ieri dopo l'Angelus, il Papa si è soffermato sul significato della preghiera del Padre Nostro, spiegando che è Padre il segreto della preghiera di Gesù, la chiave che lui stesso ci dà perché possiamo entrare anche noi in quel rapporto di dialogo confidenziale con il Padre che ha accompagnato e sostenuto tutta la sua vita. Poi ha evidenziato le tre richieste che completano la preghiera del Padre Nostro e che esprimono le nostre necessità fondamentali, ossia il pane, il perdono e l'aiuto nelle tentazioni. E allora andiamo ad ascoltare le parole della Papa in questo stralcio tratto proprio dall'Angelus di ieri. In queste ore il nostro animo è ancora una volta scosso da triste notizie relativi a deplorevoli atti di terrorismo e di violenza che hanno causato dolore e morte. Penso ai drammatici eventi di Monaco in Germania e di Kabul in Afghanistan, dove hanno perso la vita numerose persone innocenti. Sono vicino ai familiari delle vittime e ai feriti. Vi invito a unirvi alla mia preghiera affinché il Signore ispiri a tutti i propositi di bene e di fraternità. Quanto più sembrano insormontabili le difficoltà e oscure le prospettive di sicurezza e di pace, tanto più insistente deve farsi la nostra preghiera. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni tanti giovani da ogni parte del mondo si stanno incamminando verso Cracovia, dove avrà luogo la 31ª giornata mondiale della gioventù. Anch'io partirò mercoledì prossimo per incontrare questi ragazzi e ragazze e celebrare con loro e per loro il Giubileo della Misericordia con l'intercessione di San Giovanni Paolo II. Vi chiedo di accompagnarci con la preghiera. Fin da ora saluto e ringrazio quanti stanno lavorando per accogliere i giovani pellegrini con numerosi vescovi, sacerdoti, religiosi, religiosi, laici. Un pensiero speciale rivolgo ai tantissimi loro coetanei che, non potendo essere presenti di persona, seguiranno l'evento attraverso i mezzi di comunicazione. Saremo tutti uniti nella preghiera.